Adesso abbiamo l'ultimo ragazzo. Prima, vi ricordate all'inizio vi ho fatto vedere Bob Science? Lo scienziato, professore di scienze quasi pazzo? Perfetto, sta lì. Guardate quel tavolo, sta per cominciare una performance pazzesca. Ma prima, il nostro ultimo ospite, Ilan Misano da Roma. Vieni Ilan. Senti questo? Quanti di voi si fanno i selfie? Tutti, immagino. Ecco, lui ha inventato un altro modo di farsi i selfie. Ilan. Certo, microfono. Parla vicino. Così vado avanti. Sì. Allora, ciao a tutti, io sono Ilan Misano, ho 18 anni e sono l'ideatore insieme a mio fratello e mio zio di Selfinator. Parliamo un po' del selfie. Il selfie è un fenomeno mondiale, un global trend. Un milione di selfie sono scattati ogni giorno e i selfie stanno diventando veramente un vero modo di comunicare. Possiamo condividere le nostre avventure, condividere un messaggio importante e per le persone famose possono fare personal branding, cioè elevarsi e far vedere quanto sono fighe. Allora, il selfie, cioè, però parlando facile è così, è vero. Il selfie però, che è la cosa che a me è interessata di più, sta diventando un'industria. Le case discografiche stanno incidendo canzoni sul selfie, si fanno delle magliette e gadget sono prodotti in tutto il mondo, perché è appunto veramente una moda che cattura tutti quanti. Addirittura le grandi società sfruttano il selfie per fare marketing. Un esempio è questo qui, questo selfie, chi l'ha visto? Alla notte degli Oscar. Ero preparato. Ok, la spettatrice ha all'improvviso preso il telefono la presentatrice ha preso il telefono di una spettatrice, si è fatta un selfie con un sacco di attori, però poi si è scoperto che era una pubblicità di Samsung. Beh. E l'ha pagata 20 milioni. Quindi, un selfie impegnativo, diciamo, da 20 quindi, milioni. Quindi, pagato bene. Quindi il selfie è comunque una moda che vale un sacco di soldi per alcune persone. Però vediamo un attimo il messaggio che c'era nel tweet in cui è stato condiviso questo selfie. Se soltanto il braccio di Bradley fosse stato più lungo, avrebbe ripreso più attori. Avrebbe ripreso il pubblico e avrebbe soprattutto ripreso quegli attori che non sono stati nella foto, che però sono stati pagati. E tu cosa hai inventato quindi? Allora io ho inventato. Quello non sei tu però. No, non sono io. Allora, quindi il selfie ha qualche problema. È popolare, è divertente, ma ha qualche problema. Si può riprendere soltanto una. Cioè, come vedete, oggi siamo passati dal combattere il cancro a migliorare i selfie. Ma si va bene tutto. Non è che bisogna per forza combattere il cancro tutti. Va bene anche migliorare i selfie, se non ci riesce. Vai. Si può prendere soltanto un piccolo panorama dietro di sé. E certe volte la gente si mette in pose strane e sembra un pollice. Quindi io, mio fratello e mio zio, eccoci qui, questa è la prima foto che ci siamo fatti col Selfinator. Il Selfinator è un monopiede estensibile, si può attaccare il telefono sul Selfinator e ciò permette di farci le foto a distanza e prendere uno spazio molto più ampio. Adesso il Selfinator è venduto in tutto il mondo, abbiamo aperto... È già venduto in tutto il mondo? Allora, è cominciato... Allora, siamo entrati dentro, quando abbiamo avuto il prototipo, siamo entrati dentro tutti quanti, cioè dentro un po' di negozi di souvenir. Nel primo giorno ne abbiamo venduti 100, quindi abbiamo deciso di non darli più ai negozi e di venderli per conto nostro. Quindi fate e-commerce? Abbiamo, abbiamo preso uno stand lungo il Tevere. Qualcuno di voi è stato lungo il Tevere? Beh, insomma, sì, diciamo. Ok, c'è una fiera molto importante e lì li abbiamo cominciati a vendere. Abbiamo raggiunto numeri. Quanto costa un Selfinator? 15 euro. 15 euro e ti cambia la vita dei selfie, diciamo. Ti cambia la vita dei selfie. No, va bene, mica lo dico roba seria. Ma se ne venduti 100, adesso quanti ne hai venduti in tutto? Più di 10.000. 10.000 Selfinator? Sì. Ragazzi, è un fenomeno questo. Moltiplicatelo per 15, vai. Una cosa che ci tengo a dire, è stata molto importante la mia scuola, visto che stiamo parlando di scuola, è stata molto importante la mia scuola. Io ho partecipato a una competizione, si chiama Startup Bus, e dopo Startup Bus ho provato insieme ad una società che si chiama Bene Berit ad importare nella mia comunità l'argomento startup. E ora l'argomento startup è comune nella nostra scuola ed è una delle scuole più avanzate in assoluto in questo ambito. E quello, se posso dare un consiglio ai ragazzi, devi dare un consiglio
E fatevi una startup. Fatevi una startup, provate, scrivete. Io scrivendo a 1000 giornalisti, uno mi ha risposto, ha pubblicato questo articolo e io sono qui perché. A me non mi hai scritto, però. Ti avrei risposto, non mi hai scritto a Milano. No, hai scritto a tutti gli altri 1000. Giornalisti ho scritto e hanno pubblicato un articolo e grazie a questo articolo Riccardo mi ha invitato a. Vai Ilan, complimenti, in bocca al lupo per Selfinator. Allora ragazzi, facciamo un applauso, vuoi farlo? Ce l'hai qua, lo vediamo? Vuoi fare il selfie? Facciamo un selfie con Selfinator, vi va? Dai, prova a fare il selfie Ilan, poi ce lo mandi su Twitter. Sì, va bene, facciamo un selfie collettivo, ma non vale 28 milioni di dollari come quello della notte degli Oscar, non è sponsorizzato. Allora, noi siamo pronti tra pochi istanti per questo grande personaggio internazionale che con una certa fatica, ma anche con grande gioia, siamo riusciti a portare qua in Italia. Lui si chiama Bob Science, vedrete quanto può diventare divertente, appassionante e pazza la scienza secondo Bob Science. In 2 minuti cominciamo, sei pronto col selfie? Pronto? Selfinator? Attivo? Pubblico? Volete alzare le braccia, fare casino, insomma, finite tutti su Twitter, Facebook. Fatto. E allora, facciamo un applauso. Questi ragazzi, 20 under 20, che ci hanno raccontato la nuova scuola, il futuro, quello che possiamo tutti fare. Un applauso per tutti loro.